Ciao ragazze, finalmente in questo video vi mostro la mia postazione make-up, come ho organizzato tutti i miei trucchi. Prima di partire però voglio fare una piccola premessa. Questo non vuole essere assolutamente un video di ostentazione, non registro questo video per vantarmi di trucchi che possiedo, anche perché tantissimi dei trucchi che vedrete in questo video mi sono stati mandati dalle aziende e pochissimi trucchi invece li ho acquistati personalmente, o meglio, ci sono dei trucchi che ho acquistato anch'io nel corso degli anni, però veramente da tantissimo tempo che non acquisto più un prodotto di make up, perché appunto avendo la fortuna di ricevere i prodotti dalle aziende mi sembra uno spreco andare ad acquistare altri prodotti, anche perché sinceramente non riesco neanche a terminare quelli che ho, quindi non avrebbe senso andare a prendere altri prodotti. Detto questo, partiamo subito. Questo è il mio angolino dedicato al make up. Il mobiletto è di IKEA e questa toletta la trovo veramente perfetta come postazione make up da utilizzare con i trucchi. Però adesso sta diventando un po' troppo piccola per me, per le mie esigenze, perché non tutti i prodotti ci stanno, non tutti i trucchi riesco a contenerli all'interno di questo mobiletto e altri li ho nella cassettiera. Sempre da IKEA ho acquistato una sedia trasparente da utilizzare con la toletta e sopra la sedia sono andata ad appoggiare il tappeto, anche questo sempre di IKEA, super morbido, bianco, e mi piace tantissimo utilizzato in questo modo. Visto che praticamente attaccata alla toletta c'è il calorifero, sopra il calorifero per dare un po' di colore sono andata a mettere questo vassoio che ho acquistato circa 2 anni fa da Tiger e dentro ho messo 3 acque profumate di Victoria's Secret e poi ho messo questo fantastico matitone gigante di Benefit che è veramente fatto benissimo e secondo me questo era proprio l'angolino perfetto. Sopra il cassetto di destra ho messo questo espositore trasparente che ho acquistato circa 1 anno e mezzo fa da Tiger, però mi è capitato di rivederlo, quindi ogni tanto se vi capita di andare da Tiger date un'occhiata perché li ripropongono. Comunque si tratta di un espositore trasparente diviso in 2 parti. La prima parte è composta da una scatola divisa con 2 cassetti estraibili. Nel primo cassetto, questo più basso, ho messo tutti i rossetti di Puro Bio, partendo proprio dalla tonalità di colore, quindi dallo 02 andando fino allo 08, e all'interno del cartoncino ovviamente c'è il rossetto. Li ho lasciati nel proprio cartoncino perché mi piaceva come stavano, visto che comunque è un contenitore trasparente. Mi piaceva l'idea di vedere la confezione esterna dei rossetti, quindi li ho lasciati. E nel secondo cassetto invece ho messo tutti i matitoni, sempre per le labbra. La maggior parte sono di Puro Bio, però ci sono anche di altri brand. Sono matite labbra e matite contorno labbra. Alcune di queste matite sono da utilizzare abbinate con il rossetto che c'è qui sotto. Altre invece sono delle semplici matite labbra da utilizzare singolarmente. E queste matite di Puro Bio per labbra sono veramente ottime. Volendo, questo contenitore si può utilizzare anche in questo modo, quindi lasciandolo completamente vuoto sopra. Però io lo preferisco utilizzato con la sua seconda parte, anche perché sinceramente non saprei dove andare a mettere questa base, visto che la toletta è praticamente piena. Però volendo, se avete spazio, potete anche tenerli divisi, perché anche questo da solo sta molto bene. Anche qua ci sono praticamente quasi tutti i prodotti per labbra. C'è questo rossetto super scuro che utilizzo principalmente in autunno di Kiko. Poi c'è questo rossetto di Catrice, questo colore corallo, che mi piace molto. Non so se riuscite a vedere bene tutto. Poi c'è un lip balm di Elf, c'è un altro rossetto di Essence. Questi rossetti di Essence mi piacciono molto, sono veramente validi. E poi ci sono questi 2 rossetti di Elf, che però sinceramente non mi fanno impazzire. Poi c'è questo primer per gli occhi di Kiko, questo non c'entra niente con le labbra. Poi ho un prodotto, un lip balm della I Love Makeup, questo è un dupe dei Melted di Too Faced. Poi ci sono altri lip gloss, c'è un eyeliner con i glitter di Kiko, ci sono 2 balsami labbra di Puro Bio, ne ho altri però questi 2 sono qui. Poi c'è un altro primer, questo è per il viso, una mini taglia di Too Faced. E poi c'è un altro rossetto, questo di Inglot, che mi piace molto, un bellissimo color nude. E poi c'è un altro prodotto per le labbra, un lipstick, e anche questo non è proprio troppo valido. È un brand che non conosco, mi era stato mandato con una box, però non è niente di che. Subito dopo il cassetto, nella parte centrale, ho messo questo contenitore a forma di ananas che ho preso da H&M circa 1 anno fa, dorato. E all'interno ho messo i dischetti di cotone per struccarmi.
Dietro c'è questo contenitore, questo vasetto bianco famosissimo di IKEA. All'interno ci sono quasi tutti i lip gloss. C'è questo della Elf, poi ci sono i lucidalabbra di Kiko, c'è questo set di lucidalabbra di Sephora. Poi cos'altro c'è? Un altro lucidalabbra, sì, questi sono tutti lucidalabbra, un altro lucidalabbra di Kiko. Poi ci sono questi piccolini di Essence e poi ce n'è uno della Labello, insomma tutti lucidalabbra che non sto utilizzando tantissimo ultimamente. E poi ci sono anche questi strumenti in acciaio per rimuovere i punti neri. L'unico profumo che ho nella postazione make up è questo che mi ha regalato mia sorella, il profumo di rose, che ancora non ho iniziato visto che ne ho aperti già tanti altri. Tutti gli altri profumi invece li tengo in bagno. Qui ho messo tutti i miei rossetti di Essence, come dicevo prima. Questa linea mi piace tantissimo, ho praticamente quasi tutti i colori. Poi qua davanti ho messo altri tre rossetti di Puro Bio che hanno aggiunto in un secondo momento e visto che non ci stavano nell'espositore, nel contenitore che ho fatto vedere prima, li ho messi qua, questi li ho tolti dall'involucro, dalla confezione di carta rosa perché stavano molto meglio così, visto che anche i rossetti di Essence sono tutti neri. Mi piace organizzare le cose anche in base ai colori. Poi ci sono due rossetti di Catrice, li ho messi uno sopra l'altro perché altrimenti non sapevo dove metterli, ne ho soltanto due di questi. Dietro invece ho messo i Baby Lips di Maybelline, poi c'è un altro burro cacao colorato, c'è questa tinta labbra di Anastasia Beverly Hills che avevo acquistato a Miami, che è veramente ottima, e un'altra tinta labbra che mi piace molto è questa di Wycon nella colorazione 06, questo è un nude ed è veramente molto bello indossato. Poi ci sono due vernissage di Neve Cosmetics, poi c'è una tinta labbra di L'Oreal, anche questa è veramente ottima, e poi un'altra tinta labbra di Rimmel. In questo angolino invece c'è questo balsamo per labbra colorato di Sephora che mi è caduto il giorno stesso dell'acquisto e si è rotto subito. Poi c'è quest'altro balsamo labbra ancora chiuso, poi c'è un'altra tinta labbra in gel, ho un illuminante di Essence con il suo blush in crema uguale, sempre anche questo di Essence. Poi ci sono, c'è la colla per le ciglia finte che in realtà utilizzo veramente un gran poco, però ce le ho qua. E poi c'è il blush di Benefit Bene Tint, anche questo è un po' che non lo sto utilizzando. Sopra l'altro cassetto invece ci sono tutti i pennelli, li ho divisi in base a pennelli occhi, pennelli viso, e questi invece i pennelli un po' più carini, tutti colorati e con le setole più chiare. Alcuni sono da lavare, quindi scusatemi ma devo lavarli. Non sono divisi in base a quelli puliti e quelli sporchi, ma sono divisi in base alla zona del viso. Qua ci sono tutti i pennelli per il viso. Questo è di Neve Cosmetics per la cipria e mi piace tantissimo. Poi ci sono questi di Primark che non sono affatto male. C'è questo per il fondo, sempre di Neve Cosmetics. Ci sono questi ovali. E poi ci sono questi, no, dove sono? Questi qua di Puro Bio, che anche questi sono veramente ottimi, mi piacciono molto. Poi in questo altro bicchiere, in realtà sì, sono dei bicchieri di IKEA, ho preso uno rosa e uno bianco. In questo bianco ci sono invece i pennelli per gli occhi, ce ne sono alcuni di Neve Cosmetics, poi c'è questo ventaglio di Primark, ci sono altri pennelli ovali, ci sono i pennelli di Essence, c'è questo che non mi piace per niente perché le setole super secche, molto dure, di Elf. Poi che altro c'è? Sì, queste sono le marche, c'è un pennello di Kiko, c'è questo per il correttore di Neve Cosmetics. Invece in questo contenitore, che è diverso dagli altri, ho utilizzato questo perché è leggermente più basso, se no si nascondevano quelli dietro. Ci sono tutti i pennelli colorati, tipo questi della Do Color, mi piacciono molto, ve li ho mostrati in uno degli ultimi video, spacchettamento. E poi ci sono questi con il manico rose gold e le setole bianche che invece ho preso da Primark, e veramente, ve lo ripeto, i pennelli di Primark mi piacciono molto. E poi ho appoggiato questo mini pennello di Too Faced che è veramente troppo carino, troppo puccioso, quindi l'ho lasciato qui. E poi c'è un balsamo labbra della Essence, questo lo lascio fuori perché mi capita di utilizzarlo molto spesso la sera prima di andare a dormire. Nel cassetto sotto i pennelli ci sono i fondotinta, c'è il Fit Me di Maybelline che mi piace molto nella colorazione 120, poi ci sono tutti questi campioncini del Nude Magic Cushion di L'Oreal in diverse tonalità.
Poi c'è il, ci sono i campioncini dell'Infallibile 24 ore matte di L'Oreal. Questi me li ha dati mio cugino perché lavora in profumeria, quindi me li ha regalati. C'è poi un altro fondotinta, sempre di L'Oreal, un altro campioncino. E poi ci sono tutti i prodotti per gli occhi, come l'eyeliner, questo di Wycon, che mi piace molto. Poi ci sono le matite occhi di Puro Bio. Ci sono i matitoni di Kiko in stick. Questi di Essence, anche questi mi piacciono molto, due in uno. Si può utilizzare sia come eyeliner che come ombretto. Ce l'ho di questo colore. Poi c'è questo più chiaro che mi piace molto. E poi c'è questo bianco per illuminare. Ci sono altri eyeliner, questo sempre di Essence. Poi c'è un eyeliner in gel di Catrice. Poi ci sono appunto altre matite per gli occhi, questa ad esempio ancora confezionata di Kiko, l'ombretto in stick che mi piace tantissimo, sempre di Kiko, un altro matitone di Puro Bio, poi c'è il fissante di L'Oreal, c'è un ombretto di L'Oreal, un altro eyeliner. Poi ci sono anche i prodotti per le sopracciglia, come il primer che utilizzo tutti i giorni di Benefit, questa matita di Benefit, oppure c'è anche il mio prodotto preferito che è il Cabrow. E c'è poi questa mini palette, sempre per ritoccare le sopracciglia, di Sephora. Questa è perfetta da utilizzare quando si viaggia. E poi sì, ancora matite per gli occhi, le pastello di Neve Cosmetics, altre di Puro Bio, una matita per le sopracciglia di Puro Bio, solo che è leggermente troppo chiara per me. Ancora eyeliner, insomma qua ho messo sì, prodotti per gli occhi, eyeliner e fondotinta, perché non sapevo dove metterli, non ci stavano più da nessun'altra parte. Nell'altro cassetto, quello sotto i prodotti per le labbra, invece ci sono i prodotti per il viso, come ad esempio il Professional di Benefit, che mi piace tantissimo. Poi c'è una cipria di Essence, la Stay All Day, anche questa è veramente molto molto buona. Poi c'è la cipria di Puro Bio, anche questa è veramente ottima. Uno dei miei correttori preferiti, questo l'ho acquistato e poi non l'ho più utilizzato da un bel po' di tempo, che non sto più utilizzando questi correttori, perché questo correttore perché sto utilizzando quelli di Puro Bio, però questo è sicuramente uno dei miei preferiti, l'Instant Anti-Aging, e la colorazione più chiara. Poi c'è una BB Cream, sempre di L'Oreal, e anche questa è sempre stato un regalo di mio cugino, insomma uno dei campioncini che mi ha dato. Poi c'è la BB Cream di Maybelline, c'è il primer di Elf, poi c'è questa base illuminante di Essence, poi c'è questo primer di Puro Bio, base nutriente levigante per pelle secca, e ce l'ho anche per la pelle grassa. Ci sono poi i correttori colorati di Puro Bio, un altro correttore di Puro Bio. Poi ci sono i correttori che sto utilizzando adesso, questi di Benefit, Boeing, questo è un correttore ultra strong, molto molto coprente. E poi c'è uno dei miei preferiti, che è questo, il correttore illuminante. Ci sono poi tre campioncini, mi sono avanzati questi tre campioncini del fondotinta Sublime di Puro Bio, e anche questo fondotinta veramente mi piace molto. E poi c'è un altro correttore illuminante di L'Oreal. Il cassetto più grande è quello che si trova sotto la base della toeletta, fortunatamente già diviso in tre scomparti, quindi anche l'organizzazione diventa più semplice e più veloce, perché è già diviso il cassetto e quindi non servono scomparti, piccoli contenitori per dividere i prodotti. Parto dallo scomparto di sinistra. Qui ci sono tutte le palette, questa di Makeup Revolution nella la palette numero 2, questa è veramente molto molto buona. Poi c'è una delle mie palette preferite della Too Faced, la Chocolate Bar, che ha dei colori meravigliosi. Poi c'è questo pigmento di Kiko, è un colore molto molto bello, super luminoso. Poi c'è un altro ombretto, questo non è il massimo, bianco satinato. Poi ci sono dei glitter della Max Factor. In questa palette di Puro Bio non ricordo se c'è dentro qualcosa oppure no, vediamo. Sì, ci sono gli ombretti di Puro Bio, questo bianco colore banana mi piace molto abbinato a questo colore caramello. Anche gli ombretti di Puro Bio sono veramente molto molto validi. C'è poi questa mini palette che mi è stata regalata da Sephora per il compleanno qualche anno fa, ancora non l'ho utilizzata però mi ispira molto. Poi c'è la mia amatissima Naked Basic 2 di Urban Decay, anche questa è una delle mie palette preferite. Poi ci sono degli ombretti di Kiko,
e questo di Beautiful al femminile, altri ombretti di Kiko che sono ancora all'interno del loro cartoncino, questi li ho già utilizzati però ho mantenuto il cartoncino. Poi c'è qua quest'altro ombretto sempre di Kiko, è un grigio molto bello, questo è nella colorazione 229, un altro ombretto di Kiko. Poi ci sono le palette in edizione limitata di Puro Bio, che sono praticamente i colori che ho fatto vedere prima, queste erano usciti però in edizione limitata per Natale. Poi c'è quest'altra palette nude di Essence, anche questa non mi dispiace affatto. E poi qui in fondo ci sono due palette, una di Deborah e una di Pupa, e in fondo ancora, perché il cassetto, l'unica pecca di questo cassetto è che non si apre tantissimo, infatti in fondo ci sono altre cose. E qua in fondo c'è questo contenitore con all'interno tutti i glitter colorati, questi solitamente li utilizzavo per fare il semipermanente, non sapevo dove metterli quindi li ho messi qui in fondo, che non danno fastidio a nessuno. In questo secondo scomparto invece ho messo gli illuminanti e i bronzer. C'è questa palette di illuminanti di Essence, poi c'è il Mary Luminizer, che è uno dei miei illuminanti preferiti, c'è l'illuminante della I Love Makeup, poi c'è questo fondo, l'ho messo qua perché è un fondo illuminante e anche perché nel cassetto piccolo non ci stava, di Labo Filler Makeup. Poi ci sono le spugnette, che sono da lavare, pardon, sono un po' lerce. Poi c'è il Bama Mama, il bronzer di The Balm, e anche questo mi piace molto. Poi c'è il fondo di Kiko, il fondo tinta cushion di Kiko. C'è questa palette, sempre della Labo Filler Makeup, è una palette di illuminanti. Poi c'è quest'altra palette di Kiko, sempre con all'interno illuminante, bronzer e un po' di blush. Ci sono gli illuminanti di Puro Bio, questi in collezione nuova che mi piacciono tantissimo, illuminante sempre di Puro Bio, un bronzer di Puro Bio, e poi all'interno di queste palette magnetiche ci sono anche qua i nuovi bronzer e alcuni ombretti. E poi qua nascosti in fondo ci sono questo illuminante di L'Oreal, questa matita illuminante di Essence, c'è poi quest'altro mini illuminante, l'illuminante per le sopracciglia ma che utilizzo a volte anche sulla palpebra di Benefit, c'è un pennello molto grande e poi c'è questo prodotto di Maybelline per fare un po' di contouring e per illuminare, è un prodotto in crema. E poi c'è questo correttore sempre della Labo Filler Makeup, è un correttore illuminante quindi l'ho messo qui. Poi qua in fondo, vediamo se riesco a farvi vedere, c'è questa pochette con i glitter che ho trovato in una box di Too Faced che ho acquistato da Sephora qualche anno fa, e all'interno di questa mini pochettina ci sono tutti i temperini che ho trovato quando compravo le matite per la matita per fare le sopracciglia di Kiko, e ogni volta con la matita c'era il temperino e praticamente ho fatto collezione, li ho messi tutti qui. In quest'ultimo scomparto invece ci sono i blush e i mascara, alcuni dei miei mascara, non sono tutti qua, questi ad esempio sono ancora confezionati, questo di Puro Bio, poi c'è questo di Beautiful al femminile, c'è un mascara di Sephora, il Lash Infinity di Mesauda che mi piace molto, e poi un altro mascara che mi piace molto è questo della Too Faced, ce l'ho in mini size piccolino, questo l'ho quasi finito. Poi c'è un altro temperino di Kiko e un'altra matita per le sopracciglia di Kiko che avevo acquistato perché facevo scorta, era una delle mie matite preferite, poi da quando ho ricevuto i prodotti di Benefit sto utilizzando quelli. Poi c'è la Beauty Blender o simile Beauty Blender di Puro Bio, la spugnetta, c'è questo prodotto per le labbra e l'ho messo qua perché non ci stava da nessun'altra parte. E poi qui in fondo nascosti ci sono i blush, questo è della Benacos, è un blush realizzato con ingredienti naturali, molto molto buono. Poi c'è questo della Ops che avevo preso su eBay ed è veramente ottimo, molto molto buono, è un blush in crema. Poi c'è questo della Essence che però non è molto pigmentato, poi c'è questo di Pixi Beauty, è l'unico che ho qua perché è l'unico che ho iniziato ad utilizzare. Poi c'è questo di Too Faced che è veramente molto molto valido. Poi ci sono questi di Essence che ho preso un po' di tempo fa ma che non ho ancora utilizzato sinceramente, non so perché. Poi c'è questo di Pupa e questo molto simile, un po' più chiaro di Essence. E in fondo nascosti ci sono due blush di Puro Bio che mi sono arrivati con la loro confezione e quindi non ci stavano nella palette. C'è questo che è uno dei miei colori preferiti tra tutti ma mi si è rotto come potete notare, e poi c'è questo,
Anche questo c'è già il solco, l'ho utilizzato parecchio. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, di esservi stata in qualche modo utile se anche voi volete riorganizzare la vostra postazione make up. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!